Fine settimana da incorniciare per le maggiori società di pallacanestro di Capitanata, per la Cestistica San Severo in Serie A2, per Vieste in Serie C Gold e per Lucera in Serie C Silver. Buonasera, benvenuti a tutti a Tutto Basket, l'appuntamento del martedì sera con la pallacanestro di Capitanata che parte subito con quanto successo domenica sera al Pala Castellana di San Severo e più in generale con il campionato di Serie A2, con la 18ª giornata del secondo campionato nazionale che ha visto la vittoria di San Severo sulla Top Secret Ferrara con il risultato di 78-73, ma più in generale la vittoria di Eurobasket Roma nei confronti di Benacquista Latina, poi la vittoria esterna della Umana San Giobbe Chiusi sul campo di Fabriano, nelle previsioni il raid della formazione toscana. Ha vinto in casa la Tezenis Verona nel big match della giornata sulla Orasi Ravenna per 81-78, ha vinto anche la Givova Scafati, la capolista, sulla Stella Azzurra Roma per 77-60, la vittoria esterna della Next Nardò sul campo della Lux Chieti, che potrebbe costare cara la panchina coach Maffezzoli. Ci potrebbe essere un avvicendamento sulla guida tecnica della squadra abruzzese, e poi la vittoria straripante di 100 nel derby su una sempre più deludente Unieuro Forlì. E dicevamo, l'affermazione della Cestistica San Severo targata Allianz Pazienza sulla Top Secret Ferrara, una vittoria maturata nelle battute finali del match, ma che ha visto San Severo soffrire a lungo nel corso della partita, con ottime prestazioni del collettivo in fase difensiva e le solite ciliegine sulla torta, non a caso utilizziamo questi termini, poi vedremo più avanti, di Ty Sabin, che ha messo a segno 34 punti, ancora meglio della media dei 30 punti realizzati nelle prime uscite del 2022, quindi migliora sempre più il capocannoniere del secondo campionato nazionale. Ottima partita anche per Dalton Pepper, autore di 15 punti, sempre più integrato nei meccanismi di coach Luca Becchi. In evidenza anche Tommaso De Gregori, per la prima volta in doppia cifra con 10 punti, e la migliore valutazione stagionale personale per lui con 16 di valutazione. Ma la partita non è stata semplicissima, anzi, per i gialloneri, che hanno dovuto rincorrere gli ospiti fino al 26esimo minuto di gioco, quando Ferrara era in vantaggio addirittura di 9 lunghezze nella seconda metà del terzo quarto. E saluto in cattedra Dalton Pepper, coadiuvato proprio da Tommaso De Gregori, e proprio Pepper poi a un certo punto che ha realizzato la tripla del sorpasso 55-54, è passata avanti San Severo e Ferrara non è riuscita più al controsorpasso. San Severo che al 39esimo minuto di gioco allunga fino al 74-65, finita tutt'altro, perché Mayfield realizza prima due triple consecutive, poi due tiri liberi per un fallo subito, e riapre la partita a 14 secondi dal termine del match. Praticamente San Severo è soltanto di un punto in vantaggio, fallo sistematico su Tortù che realizza entrambi i tiri liberi, porta più 3 San Severo. Mayfield ha in mano il pallone del pareggio che avrebbe portato le squadre al supplementare, sbaglia il tiro e rimbalzo di Sabin che subisce fallo, va in lunetta e realizza entrambi i tiri liberi e manda praticamente i titoli di coda alla partita. Una vittoria meritata per la formazione sanseverese, che ancora una volta ha sovvertito i pronostici della vigilia, dal momento che Ferrara è una formazione allestita con un budget di gran lunga superiore a quello a disposizione dello staff tecnico sanseverese, che ha ben altre ambizioni rispetto alla mera salvezza, che è l'obiettivo stagionale dei gialloneri, ma che ha praticamente visto sovvertire queste previsioni della vigilia, ha visto vincere la formazione sanseverese, decima vittoria stagionale, con zone altissime della classifica sempre più occupate. Ma prima di andare a vedere la graduatoria, restiamo ancora con il focus sulla partita
partita. Andiamo a vedere al termine del match il vice coach Giacomo Persante che cosa ha detto nella conferenza stampa organizzata dall'ufficio stampa della Cestistica San Severo. Abbiamo giocato contro una delle migliori squadre del nostro girone, sicuramente, lo sapevamo, una squadra che ha un gran talento offensivo, una squadra molto fisica e che ha anche tanta energia. Quindi sapevamo di incontrare una squadra che poteva metterci molto in difficoltà, soprattutto dal punto di vista fisico e ovviamente grazie al grande talento che hanno anche dal punto di vista offensivo. Io credo che noi abbiamo fatto una partita in difesa dove siamo stati bravi a rimanere aggressivi. Abbiamo subito 41 punti il primo tempo, ne abbiamo subiti 32 il secondo e sicuramente a causa di un po' di stanchezza abbiamo perso in alcuni momenti quella lucidità che poi ha portato a quei mini parziali che ci sono stati, soprattutto alla fine del quarto. Però allo stesso tempo credo che questa vittoria è importante perché ci allontana dal fondo della classifica. Sappiamo perfettamente con che tipo di squadra andavamo a giocare, che periodo andiamo ad incontrare, ma come ho sempre detto, noi partita dopo partita alleniamo quello che è la nostra forza, no? E dal punto di vista difensivo, anche se ci sono stati alcuni errori a causa della lucidità, credo che siamo comunque riusciti a competere con la loro energia, contro la loro energia, contro la loro forza e contro la loro fisicità. La nostra forza è la squadra e quindi credo che la squadra oggi è uscita fuori ancora di più, sotto tutti i punti di vista. Non mi sento di parlare di singoli perché la forza di questa squadra è proprio questo, che quando serve chiunque, ogni singolo giocatore riesce a dare la forza a questa squadra, riesce a spingerla e riesce a dare quello che noi definiamo squadra. Sappiamo benissimo che questo è un campo molto molto caldo, condizionato sicuramente purtroppo dal Covid. Non credo che sia una novità che chi venga a giocare qui, anzi approfitto per ringraziare i nostri tifosi che sono sempre più numerosi. Oggi ho visto che il palazzetto era veramente pieno per quelli che sono i limiti, quindi credo che sia ancora più bello essere riusciti a vincere questa partita davanti a loro. Noi ogni giorno ci alleniamo per tirare fuori il massimo da ogni singolo giocatore e quindi credo che questa cosa esca fuori partita dopo partita. Ovviamente c'è la partita in cui esce fuori di più un giocatore con determinate caratteristiche, la partita in cui ne esce di più fuori un altro, offensivamente e difensivamente, anche se tutti quanti conosciamo ormai abbastanza bene le caratteristiche dei nostri giocatori. Ma ripeto, questo è un qualcosa che deriva dal duro lavoro che facciamo continuamente ogni giorno. Noi saremo sicuramente stressanti durante la settimana, sappiamo, ripeto, il periodo che stiamo per affrontare, ma è tutto frutto del duro lavoro che affrontiamo durante la settimana. Il nostro obiettivo l'abbiamo sempre saldo in testa e in mente e questa vittoria è importante perché continua a tenerci lontano dal fondo della classifica.
Allora, alcune osservazioni sulle dichiarazioni di un sempre più saggio e sempre più a suo agio Giacomo Piersante. Innanzitutto il pubblico, finalmente si è visto un tutto esaurito tra virgolette al Pala Castellana, perché ricordiamo che negli impianti sportivi al coperto c'è il limite di afflusso del 30% della capienza, e per la prima volta si è raggiunto questo 30% della capienza, quindi poco meno di 800 spettatori. Hanno potuto accedere sugli spalti del Pala Castellana. Almeno un centinaio ne sono rimasti fuori perché non hanno avuto la possibilità di poter acquistare i biglietti di ingresso per la prima volta nella stagione, e quindi giusto il ringraziamento ai tifosi. La seconda osservazione è sul collettivo. Punta molto l'attenzione Giacomo Piersante sul collettivo, sulla forza di una squadra che fa del noi più dell'io, e quindi questo è sicuramente la principale forza della squadra sanseverese, che riesce a sovvertire anche pronostici che a volte possono sembrare anche insormontabili. E poi che continua ancora, potrebbe sembrare un paradosso, ma continua ancora a tenere attenzione sulla zona bassa della classifica, quindi guardarsi ancora indietro perché questa vittoria allontana ulteriormente la cestistica dalla zona retrocessione. Praticamente siamo a una sola vittoria dalla salvezza, dalla quota salvezza, e che potrebbe giungere già domenica prossima, ma sarà difficilissimo, e andremo a vedere poi che cosa ne succederà. Squadra quindi maschia che gioca con grande grinta, che con grande attenzione, con grande impegno, e che sono elementi che ha avuto modo di sottolineare anche coach Spiro Lega, l'allenatore della Top Secret Ferrara, che è stato in sala stampa al termine della partita. Ascoltiamolo. Peccato per quei 7-8 minuti di blackout nostro, quando eravamo su 54-46, sembrava che lì potevamo gestire bene la situazione, nonostante loro erano aggressivi, intensi. Lì siamo inceppati in un blackout con delle palle perse, con delle forzature, e loro sono stati bravi a approfittarne, sono andati in avanti, e dopo abbiamo rincorso nel quarto e da salvare la reazione per avere l'ultimo tiro su 74-71 del pareggio. Vuol dire che non abbiamo gettato la spugna, nonostante eravamo spalle al muro, però se dobbiamo recriminare era il discorso delle 20 palle perse, che è lampante. I tiri liberi 55%, oggi venivamo dall'altra partita 19 su 21, e nelle partite punto a punto te lo paghi alla fine. E in più da dire che loro hanno vinto anche la lotta a rimbalzo, che noi abbiamo centimetri, siamo grossi, però chi aveva più desiderio di voglia è andato a prendere la palla che voleva. Vuol dire che noi dobbiamo imparare da questa partita, dobbiamo analizzarlo bene, e perché ci siamo disuniti qui dal 25esimo al 32esimo, perché ci è costato caro, perché alla fine abbiamo vinto 3/4 su 4 e usciamo a testa bassa ancora una volta qui a San Severo. E ci sono mancati in quel momento lì, quando io ho cominciato a fare la rotazione nel terzo quarto, e lì ci siamo mancati, che abbiamo subito quel break, che loro sono rientrati, addirittura ci hanno sorpassato. Lì chi è entrato, insomma, è capitato che abbiamo fatto qualche palla persa di troppo e qualche forzatura. Oggi il clima era un po' da Salonico, io mi ricordo quando giocavo in Coppa dei Campioni, oggi qui era un po' come a Salonico, non è facile anche arbitrare questi tipi di partite con 1000 contatti, però ecco, complimenti a loro. E noi, peccato che sul più bello, invece di far vedere che abbiamo personalità, l'abbiamo rovinato sul più bello. Nel momento che dovevamo gestire la situazione e continuare con la stessa cattiveria, abbiamo commesso un sacco di errori che ci sono costati caro. Da un pezzo che lo guardiamo, abbiamo provato di tutto oggi, abbiamo provato a far togliere la palla, abbiamo fatto, lui almeno su 34 quanto ha segnato, almeno
una quindicina li fa che è difficile che la difesa arriva, nel senso, nonostante i difensori erano con la mano addosso, questo ragazzo ha delle qualità importanti, è molto brava la cestistica, aver pescato questo jolly, e intorno a lui è costruito un gran bel team. Allora, alcune osservazioni sulle parole di Spiro Lecca. Innanzitutto ha riferito ai suoi giocatori in confronto a quelli sanseveresi. Chi aveva più voglia è andato a prendere la palla che voleva. Più voglia l'hanno avuta i sanseveresi, che spesso sono arrivati prima sui palloni vaganti. Le rotazioni hanno premiato Sansevero, perché dalla panchina sono arrivati 5 punti in più da quella giallonera rispetto a quella Emiliano-Romagnola. C'era clima da Salonicco. Chiariamo un po' questa situazione, perché già al termine della conferenza stampa si erano sparse voci un po' strane rispetto alle dichiarazioni di Spiro Lecca. Non era assolutamente riferito ai tifosi, non era assolutamente riferito al clima che i tifosi di Salonicco riescono a realizzare nel loro impianto sportivo. Era riferito alla bagarre che si era instaurata in campo, le squadre che giocavano mani addosso, tollerate un po' dagli arbitri, ma lo hanno fatto sia i sanseveresi che i ferraresi, lo hanno fatto più i sanseveresi perché hanno avuto più voglia rispetto ai giocatori di Spiro Lecca. Quindi una vittoria meritata per la formazione sanseverese, che ha avuto in Tai Sabin la sua ciliegina sulla torta, un giocatore su cui hanno preparato in maniera particolare la fase difensiva, ma che in più di un'occasione Sabin, con le sue qualità atletiche e tecniche, è riuscito a superare ed è riuscito a mettere canestri anche importanti, anche al cospetto di difensori più grossi e più alti di lui, tanto che in diverse occasioni ha ricevuto anche i complimenti dei rispettivi avversari che di volta in volta scalavano per andarlo a marcare. Tai Sabin, che ormai è all'attenzione di diverse società di categorie superiori, di prima serie non soltanto italiana ma anche di prima serie di altri campionati a livello europeo. Dopo l'interessamento, ormai non è più un segreto, di Napoli di una quindicina di giorni fa, a cui Sabin ha risposto no grazie, preferisco continuare la mia avventura qui a Sansevero almeno fino al termine della stagione. Domenica c'è stata anche una presenza particolare al Palacastellana di Sansevero, quella di Nicola Alberani, il DS dello Strasburgo, formazione francese che milita nel massimo campionato francese, un direttore sportivo italiano che approda in Francia alla seconda stagione dopo aver fatto il direttore sportivo a Roma e ad Avellino. Ricordiamo che lo Strasburgo lo scorso anno è arrivata in semifinale playoff scudetto ed è arrivata quarta in Champions League. Nel 2004-2005 ha vinto anche il suo unico scudetto della storia. Andiamo a ascoltare cosa ha detto Nicola Alberani nel corso della partita. La pallacanestro che la squadra sta facendo vedere è bellissima. Do merito anzitutto al lavoro dell'allenatore, perché si vede che c'è una mano chiara di Luca in questo, la squadra ha delle gerarchie chiare, lavorano bene, poi è chiaro che avete un giocatore di assoluto rilievo, che questo dai, la ciliegina sulla torta, però avete la torta. A vedere come stanno in campo si vede che è un gruppo sano, ragazzi che vanno d'accordo, che lavorano e che seguono il lavoro dell'allenatore e tutte le indicazioni. Sicuramente Sabino è un giocatore impressionante. Mi fa piacere vedere anche il mio, tra virgolette, Sabatino, che era con me ad Avellino, che è diventato un giocatore, è diventato un uomo, e questo fa senz'altro piacere, perché sono tanti ragazzi che si spaccano il cuore in campo, e questo senz'altro è valore aggiunto della cestistica di quest'anno. E allora, ovviamente Alberani non era venuto a vedere la cestistica, non era venuto a vedere il giocattolo di coach Luca Becche, ma era venuto a vedere dal vivo la prestazione di Tai Sabin. Ovviamente non è tornato a casa deluso, anzi è tornato a casa piuttosto impressionato, e chissà che il futuro di Tai Sabin non sia nel massimo campionato italiano, ma che possa essere anche in un massimo campionato
francese se non di qualche altra, nazione. Un Thai Sabin che i tifosi sanseveresi potranno continuare a godersi sicuramente fino al termine della stagione. Ma la decima vittoria stagionale che cosa ha comportato in classifica per la cestistica? Andiamo a vedere la graduatoria che vede al primo posto la Givova Scafati con 24 punti, 2 punti in più della Orasimanetti Ravenna con 22, 21 punti per la Tezenis Verona che ricordiamo ancora una volta è partita da almeno 3, quindi oggi sarebbe al primo posto in classifica insieme a Scafati che comunque ha una partita da recuperare. E poi eccola lì. Allianza Pazienza San Severo 20 punti insieme all'Umana San Giobbe Chiusi. Con 16 punti c'è la Top Secret Ferrara, quindi San Severo che ha ricacciato indietro Ferrara, le velleità dei ferraresi di agganciarla in classifica e superarla in caso di vittoria per il confronto diretto di 2-0. Poi c'è l'Atlante Eurobasket Roma ancora a 16 punti insieme alla Tramec 100, 12 punti per Latina insieme a una sempre più deludente Unieuro Forlì. Lux Chieti con 12 punti agganciata da Nardò che è andata a vincere proprio al Pala Leombrone di Chieti e poi in fondo alla classifica la Stella Azzurra Roma e la Risto Pro Fabriano, una classifica che quindi vede San Severo sempre più nelle zone altissime, ma non dimentichiamo che bisogna ancora guardarsi indietro, bisogna guardarsi indietro rispetto all'ultimo posto in classifica che significa retrocessione diretta in Serie B e poi il penultimo e il terzultimo posto in classifica che significa essere costretta a disputare i playoff per i playout per evitare la retrocessione. Raggiunto l'obiettivo salvezza, poi si potrà cominciare a sognare, si potrà cominciare a giocare probabilmente anche con la mente più sgombra dalla pressione di dover vincere, di dover conquistare la posta in palio. Quota 22 dovrebbe essere quella della salvezza, quindi San Severo che è a una vittoria da questa deadline che potrebbe essere conquistata già domenica prossima. Andiamo a vedere dove potrebbe farlo per la 19esima giornata del campionato di Serie A2. Cestistica San Severo, la vedete già subito evidenziata con le grafiche realizzate da Fabio Lattuchella, che andrà a giocare sul campo della Unieuro Forlì. Partita in programma domenica con salto a 2 alle ore 18. Andiamo a guardare anche il quadro completo con l'anticipo del sabato tra Ravenna Eurobasket Roma e Top Secret Ferrara, Risto Pro Fabriano. Poi la domenica l'anticipo alle 17 tra Next Nardò e Tezenis Verone. Poi dalle 18 Benacquista Latina, Lux Chieti, Tramec 100, Stella Azzurra Roma e Umana San Giobbe Givova Scafati. Cestistica San Severo che quindi andrà a giocare sul campo di una squadra insidiosa quale è la Unieuro Forlì, che per budget e per nomi dei giocatori è sicuramente da annoverare ai primissimi posti della classifica, ma che sta deludendo in questa stagione. A dire il vero non ha neanche rispettato le aspettative nella passata stagione, con coach dell'Agnello che è sempre più nell'occhio del ciclone dei tifosi, soprattutto perché comunque, dopo la vittoria casalinga con Scafati di metà novembre, nelle successive 7 partite ha conquistato una sola vittoria in casa con Nardò, incamerando ben 7 sconfitte e quella pesante. Sotto ogni punto di vista, non soltanto numerico, non soltanto di prestazione di gioco, ma anche dal punto di vista ambientale, quello motorato domenica scorsa nel derby a 100 per 65 a 45. C'è area di contestazione, c'è area di contestazione nei confronti della società, nei confronti della dirigenza, nei confronti della guida tecnica. San Severo potrebbe sentire odore di sangue, come suol dirsi ovviamente in gergo prettamente sportivo, e potrebbe azzannare la preda. Una vittoria a Forlì potrebbe chiudere i conti con il discorso salvezza. Tutto questo riusciremo a capirlo soltanto domenica sera alle 19:30, dopo il termine della partita. Intanto in settimana si dovrà lavorare con la solita attenzione, anche perché poi dopo 3 giorni successivi alla trasferta a Forlì ce ne sarà ancora un'altra, il recupero della prima giornata di campionato, quando la formazione sanseverese andrà a rendere visita nel turno infrasettimanale alla corazzata Givova Scafati.
E scendiamo di categoria, passiamo al campionato di Serie C Gold, dove si è disputata la 15ª giornata con la vittoria della Sunshine VS sul campo in casa con la Juve Trani per 85-48, ha vinto anche l'Adria Bari con Monteroni per 86-62, ha vinto la New Virtus Mesagne sul campo della Libertas Altamura per 78-74, ha vinto anche Corato in casa con la Cestistica Ostuni per 90-71, fuori casa il Raid di Corato sul campo di Castellaneta 71-67, la vittoria in casa di Virtus Molfetta sul Mola per 80-76. VS che parte subito bene con un eloquente 31-11 al decimo minuto di gioco. All'intervallo la partita si può già considerare conclusa con il parziale di 53-22, il secondo tempo che si gioca praticamente solo per la statistica. Per gli uomini di coach Giampiero Ciociola, 19 punti di Dusas, 16 per Orefici e 13 per Callara, 12 per Zustovic e 9 per De Leo. Andiamo a vedere la classifica del massimo campionato regionale, con il primo posto sempre in saldamente nelle mani della Virtus Molfetta. Corato con 18 punti segue a 6 punti di distacco dai molfettesi, e poi la Sunshine VS con 2 punti di ritardo, Adria Bari con 14-13 punti per Castellaneta, Mola con 12 punti insieme ad Altamura, 10 per Corato, 8 per Mesagni e Ostuni e Monteroni con 6, al palo sempre la Juve Trani, anche qui Castellaneta che è partita con 3 punti di penalizzazione. Anche qui ci sarà un doppio turno ravvicinato per Vieste. Andiamo prima a vedere la decima giornata, praticamente ci sarà il recupero della decima giornata, quella che si disputerà praticamente domani, con dopodomani. La partita è stata rinviata all'ultimo momento rispetto alla grafica che abbiamo realizzato. Giovedì alle ore 18:45, un rinvio dell'ultima ora. Poi Monteroni che ospiterà la Cestistica Ostuni, Altamura in casa con Molfetta, Castellaneta a ospitare Mesagne, Adria Bari a vedersela con Mola e Corato, partita facile, rinviata al 17 febbraio con la Juve Trani. Quindi ancora un impegno casalingo per la formazione di Giampiero Ciociola prima di andare a disputare quello che sarà il 16º turno, quello che vedrà la formazione garganica invece giocare fuori casa, quella che si disputerà domenica prossima. E questi sono gli accoppiamenti: Monteroni in casa con Molfetta, Corato ad ospitare Altamura, Cestistica Ostuni a vedersela con l'Adria Bari e Sunshine Vieste sul campo della Valentino Castellaneta, con Mesagna in casa con Mola e Juve Trani con la nuova Matteotti Corato. Un campionato quindi sempre più positivo per la formazione garganica, che sta andando al di là delle più rosee aspettative e dei suoi obiettivi stagionali, con le zone altissime della classifica sempre più cosa della formazione viestana, con la passione che cresce sempre più nell'Omnisport, l'impianto sportivo di Vieste. Scendiamo ancora di categoria, il campionato di Serie C Silver, dove due domeniche fa avevamo registrato la prima sconfitta stagionale della Sveva Lucera, che è subito tornata alla vittoria, ha subito riscattato il passo falso di Barletta, strapazzando praticamente i malcapitati della Santa Rita Taranto per 78-48, ma il quadro completo ha visto la vittoria della Dinamo Brindisi sulla Giuli Bari per 83-39, la vittoria casalinga del Cus Bari sulla Cestistica, la sconfitta casalinga, scusate, del Cus Bari sulla Cestistica Barletta per 59-68, poi ha vinto fuori casa l'Academy Nardò di Calimera sulla Fortitudo Trani 75-51, vittoria di Monopoli a Carovigno per 80-68, casalinga la vittoria della Scuola di Basket Lecce sulla Fortitudo Francavilla 74-59 e l'affermazione esterna dell'Assi Brindisi sul campo del Barletta per 70-65. Dopo il primo stop stagionale, quindi, la Sveva Lucera si riscatta immediatamente strapazzando la Santa Rita Taranto.
con una partenza subito importante per gli uomini di coach Roberto De Florio, che al decimo chiudono sul 29-10, secondo periodo che vede una timida reazione dei Tarantini, ma si va a riposo lungo sul 41-22. Al rientro sono ancora i biancocelesti a dettare i ritmi del gioco, portandosi verso gli ultimi 10 minuti sul 62-33. L'ultimo quarto è praticamente solo accademia per gli uomini di coach De Florio, che ha avuto in Vidal Ramos 18 punti, Pocius 16, Capitan Scarponi 13, Alfonso Di Anni 9. Andiamo a vedere la classifica con la Sveva Lucera sempre più al comando con 24 punti, 20 punti per Nardò e Brindisi insieme a Barletta, 14 per Carovigno, 12 per Scuola di Basket Lecce, 10 per Angiulli, Bari e Monopoli, 8 per Assi Brindisi e Cus Bari, 6 punti per Trani, Taranto, e mentre Barletta ha 4 punti e chiude Francavilla con 2 punti. Ogni asterisco è una gara in meno, ci sono diverse partite da recuperare. La più insidiosa inseguitrice di Lucera e Brindisi, che ne ha 2 da recuperare. Andiamo a vedere il prossimo turno, che cosa spetterà alla Sveva Lucera per la 17ª giornata, che si disputerà tra il 12 e il 13 di febbraio. Aprirà le danze Assi Brindisi, Cus Bari, poi Fortitudo Francavilla con Basket Barletta e ancora Monopoli in casa con la Scuola di Basket Lecce, Angiulli Bari, Fortitudo Trani, Santa Rita Taranto, Carovigno, Cessistica Barletta, Dinamo Brindisi e la trasferta della Sveva Lucera sull'insidioso campo di Calimera, dove gioca l'Academy Nardò, che ricordiamo ancora una volta è formazione imbottita di giovani promettenti del Nardò, che disputa il campionato di Serie A2 con giocatori anche di esperienza che fanno da chioccia a questo gruppo, che comunque sta maturando e sta dando molte soddisfazioni alla pallacanestro salentina. Ancora nel campionato di Serie D, nel girone A, la terza giornata di ritorno, non si è disputata la partita tra la Fortitudo Apricena e la Virtus Foggia per alcune positività tra i giocatori della Virtus Foggia. C'è stata la vittoria esterna della Cessistica Nardò, dei giovani rampanti della società del presidente Pippo Mimmo, che ha sbancato il campo della Junior Molfetta, 66-44 il risultato finale. Vittoria interna invece per Bitonto, che ha battuto il Cus Foggia per 87-82, mentre Matera ha vinto al photo finish sulla Murgia Sant'Eremo per 75-73. Canosa, che ha riposato, è sempre al primo posto in classifica con 16 punti, 12 per Cus Foggia, 10 per Virtus Matera, 8 punti per Apricena, 6 per Sant'Eramo, Molfetta e Virtus Foggia, 4 per Sporting Bitonto con la Cestistica San Severo. Il prossimo turno proprio i gialloneri ospiteranno la Fortitudo Apricena, la Virtus Foggia a vedersela con la Sporting Bitonto, poi la capolista Canusium a ospitare la Junior Molfetta e il Cus Foggia in casa con la Virtus Matera. Il campionato di promozione, la nona giornata, ha visto la sconfitta della Nuova Libertas Foggia, rimaneggiata per alcuni problemi, con la Orsa Capurso, 49-66 il risultato finale, poi Barletta, che ha perso in casa con Bitritto, 55-63, e la vittoria della Mediterranea Cerignola nel derby con la Vigor San Severo per 59-55, la vittoria al photo finish anche qui della Angel Manfredonia sul campo della Bulls Biceglie per 65-64. La Mediterranea Cerignola è al primo posto in classifica con 12 punti, 10 punti per Capurso, Trani e Ruvo, 8 per Bitritto, Libertas Foggia con 6 punti insieme a Manfredonia, 4 per Barletta, 2 per Biceglie e a 0 punti invece per San Severo. Il prossimo turno si comincia con il girone di ritorno, Angel Manfredonia in casa con Bitritto, Vigor San Severo sul campo del basket Trani, mentre Cerignolo ospiterà Ruvo di Puglia. La Nuova Libertas Foggia andrà sul campo della New Basket Barletta, completano il quadro Bulls Biceglie, Capurso. Siamo praticamente in chiusura, come al solito il tempo è sempre tiranno e riusciamo comunque a darvi tutto quante sono le notizie più interessanti della pallacanestro di Capitanata, a partire dalla bellissima vittoria della Cessistica in casa sulla Top Secret Club Ferrara e poi le vittorie in Serie C Gold e in Serie C Silver rispettivamente di Sunshine Vieste e Sveva
Lucera. Il nostro appuntamento è a martedì prossimo, ma sui campi gli appuntamenti sono tra sabato e domenica prossima, tra la Serie A2 e il campionato di promozione. Noi vi ringraziamo per la gentile attenzione. Buonasera, buon basket a tutti. Here.